La mostra Ambienti 1956-2010 è il secondo capitolo, è il proseguimento di un lavoro iniziato presso l'Haus der Kunst, istituzione di Monaco di Baviera, dove venne presentata lo scorso settembre Ambienti 1956-1976. Quindi questa seconda tappa, questo allargamento della cronologia dal 76 al 2010, innanzitutto è un modo per esplorare le qualità evolutive di una mostra. Non riteniamo che la mostra sia sempre un'occasione di risposte, ma anche di porsi delle domande e di aprire così a campo aperto, delle questioni che si condividono con il pubblico. Quindi allargare la cronologia vuol dire dare continuità alla prima ricerca. La prima ricerca era incentrata proprio per motivi anagrafici sul lavoro d'archivio che Marina Pugliese e Andrea Lissoni hanno compiuto, un lavoro certosino di ricostruzione di questi ambienti che hanno visto, che sono state presentati nel corso della storia dell'arte, ma poi sono stati, diciamo, cancellati dalla critica, o che hanno visto così un oblio nel tempo. Quindi il loro esercizio è stato più quello di ricreare attraverso il materiale delle opere che non esistevano più. L'aggiunta che abbiamo fatto al Maxi è duplice. Una è quella di estendere una cronologia quindi agli anni 80, 90 e agli anni 2000. E diversamente da Monaco abbiamo lavorato con artiste viventi, il cui lavoro è stato più quello di adattamento sicuramente al tempo nostro, ma soprattutto agli spazi. Gli spazi del museo disegnato da Zadid, che sono centrali in questa mostra, perché vengono anche identificati come un ambiente a sé stante. Quindi il pubblico dentro il Maxi visiterà 18 ambienti di artiste provenienti da tutto il mondo, dall'Argentina fino al Giappone, passando per l'India. E un 19° ambiente è un ambiente generatore di altri, che è quello del museo. Zahid stessa costruendo questo museo straordinario, un po' unico al mondo, è stata così creatrice di un ambiente alla stregua degli altri. Quindi è una mostra che vuole celebrarci, celebrare il museo, ma attraverso la collaborazione con il pubblico. Un ambiente, diversamente da un quadro, una scultura, non vive di vita propria, si completa con la presenza del pubblico, e quindi questa mostra è anche un invito a dialogare, è un invito a fruire del museo in un modo naturale, in un modo libero, dove l'esercizio nel visitare il museo non è solamente un esercizio cerebrale, ma anche fisico, anche ludico, ma diciamo che l'esperienza fisica è una forma di conoscenza. E la valenza che questa mostra ha oggi è anche, in una certa maniera, un modo per rispondere al successo che hanno questi musei immersivi, queste esperienze digitali che sono in giro per il mondo, che sono anche delle esperienze di grande successo, e che però, a nostro modo di vedere, poco hanno a che fare con la storia dell'arte. Qui abbiamo la dimostrazione che la storia dell'arte è stata generatrice, sin dal dopoguerra in poi, di grandi esperienze spaziali e immersive.